L'uomo che vedete nelle immagini, intervistato nel corso di una protesta di contrabbandieri, si chiamava Vito Ferrarese. Era uno scafista vecchio stampo, nessun collegamento con la criminalità organizzata, ottimo pilota di scafi potentissimi. Fu ucciso con un colpo di pistola alla testa la notte tra il 13 e il 14 giugno del 1995. Ferrarese, insieme ad altre due persone, stava tornando in Puglia per sbarcare un grosso quantitativo di bionde. Il suo scafo fu intercettato da un elicottero AB-212 della polizia. A bordo c'era il questore di allora, Francesco Forleo, insieme all'ex capo della squadra mobile, Pietro Antonacci, all'ex vice capo della squadra mobile, Giorgio Oliva, e ad altre sei persone. Cominciò un lungo inseguimento. «Ero in volo con i miei uomini perché in mare c'era la guerra e sentivo di dover stare in prima linea», raccontò Forleo. «Abbiamo individuato il motoscafo che ci ha subito puntato un faro addosso. Abbiamo tentato di bloccarlo. Scappavano, era notte, la luce ci accecava. Potevano colpirci da un momento all'altro». Fu a quel punto, secondo il racconto dell'ex questore, che prima di allora era stato anche parlamentare del PC, che dall'elicottero decisero di sparare. Cominciarono con delle bombe a mano da esercitazione, ma solo mirando una ventina di metri davanti la prua per far invertire la rotta al motoscafo, precisò Forleo. Poi spararono. Ferrarese fu colpito, morì sul colpo. Il vice capo della mobile Oliva si autoaccusò di aver fatto fuoco con la pistola del questore, ma non convinse mai nessuno. A febbraio 96 l'inchiesta fu archiviata, ma due anni dopo Oliva ritrattò. «Non fui io a esplodere il colpo che uccise il contrabbandiere», ammise, «ma Forleo, che il 23 novembre del 98, allora era questore di Milano, fu arrestato con l'accusa di omicidio volontario». «Sì, anch'io ho sparato», ammise successivamente l'ex questore, «ma i miei tre colpi finirono in acqua». Anche il capo della mobile Antonacci confermò la nuova versione. Lo scafo ci abbagliò con un fascio di luce. Contemporaneamente udimmo numerosi colpi di arma da fuoco esplosi in rapida successione contro l'elicottero. Io e Oliva facemmo uso delle armi per respingere l'azione di fuoco. Non si spiega però perché dopo la morte di Ferrarese il capo della sezione catturandi, Pasquale Filomena, affidò all'agente Emanuele Carbone il compito di inquinare le prove, infilando una mitraglietta sullo scafo dei contrabbandieri. L'ex questore è stato condannato dalla corte d'assise di Brindisi a 6 anni e 3 mesi di reclusione per cooperazione in omicidio colposo con l'aggravante della previsione. Condannati anche Antonacci, Oliva e Filomena, al quale sono stati inflitti 14 anni e mezzo per corruzione, falso, detenzione e porto d'armi.